Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Questa settimana non abbiamo fatto lunedì l'analisi dei mercati delle criptovalute, un appuntamento che ormai ci accompagna, ragazzi, da più di un anno e quindi è immancabile questo tipo di video, è immancabile sul mio canale l'analisi ciclica, l'analisi tecnica dei mercati cripto. Non potevamo farci scappare questo tipo di analisi, perciò la facciamo oggi. La facciamo oggi anche perché i mercati Bitcoin e company hanno iniziato un tipo di movimento questa notte abbastanza interessante che ci dà alcune indicazioni importanti da un punto di vista di analisi ciclica e le vedremo in questo video. Fino a lunedì non era successo niente, ma dalla notte, da questa notte, il mercato ha iniziato dei movimenti e quindi sono cambiate alcune cose da un punto di vista di analisi ciclica, perciò è interessante andare a guardare i grafici e a fare le nostre conclusioni, le nostre previsioni per quella che è questa fase che può avere, guardate un po', due tipi di andamenti differenti. Questo tipo di rialzo potrebbe finire molto velocemente e lo andremo a vedere appunto in questo video. Ma prima di iniziare, come sempre, io vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdere i nuovi aggiornamenti. Entro fine settimana ci sarà anche il secondo video del corso per fare holding sul mercato nella maniera corretta. Parleremo degli strumenti finanziari, di come sceglierli. Perciò è un appuntamento immancabile. Iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, e lasciatemi un mi piace perché sono importantissimi su questi video, quindi su coi pollici, ragazzi, lasciatemi un mi piace. E poi oggi nel video di oggi volevo fare un ringraziamento speciale a una community di Telegram. Voi sapete che su Telegram ci scambiamo tantissime informazioni sui mercati finanziari, è uno degli strumenti più utilizzati per stare in contatto tra di noi, avere una community e dare informazione e formazione a chiunque è iscritto in questi vari canali, quindi nei famosi channel di Telegram. In questo caso mi riferisco ad un canale preciso, Criptovalute Italia Trading. Vi lascio il link in descrizione di questo video perché pubblicano i video più importanti di tutti gli autori, i creators, come ci chiama YouTube, sul mercato delle cripto, ed è un canale molto attivo. Si scambiano tantissime informazioni grazie al canale Telegram Criptovalute Italia Trading, che pubblica anche i miei video ogni volta che escono. Bene, passiamo ai grafici a questo punto perché dobbiamo subito vedere la posizione ciclica relativa a Bitcoin. Ragazzi, guardate un po', questo era il grafico che avevamo lasciato la scorsa settimana. Un grafico abbastanza semplice da un punto di vista di struttura. Il trend rimane laterale, come vedete, laterale tra i 4.200-4.400 dollari e questa fase ribassista, che però il Bitcoin non sta toccando già da un po', che sono i 3.800 dollari. Questo significa che comunque il mercato mantiene un certo vigore. Certo, non è fortissimo, ma mantiene un certo vigore. Una cosa che mi piace tantissimo è che il mercato sta sopra questa media mobile, che è la media mobile a 50 periodi, una media mobile importante nel breve termine, ci sta già da un po' di mesi, quindi è circa un mese e mezzo che stiamo sopra questa media, non accadeva da tantissimo tempo. Andiamo a vedere subito le analisi con i livelli. Allora, i livelli di breakout, i livelli relativi all'analisi tecnica sono sempre gli stessi. Abbiamo 4.200, 4.000 3-4004, quindi questa fascia di resistenza importantissima, è la fascia più importante per quanto riguarda questo momento di Bitcoin, ma probabilmente sarà leading anche per tutto il mercato, quindi sarà importante per tutto il mercato un eventuale breakout, una rottura, un posizionamento di Bitcoin all'interno di questa fascia di prezzo, vedete, all'interno di questo livello, con poi la resistenza sulla famosa media 200 periodi, che in questo momento passa circa per 4.800 dollari. Vedete, altri livelli di supporto rimangono i 3.800 come supporto importantissimo. Però da un punto di vista analisi ciclica, che invece abbiamo diverse novità da questo movimento che è scaturito nella giornata di oggi. Intanto, quello che ci sta dicendo è questo: io vi avevo disegnato questi sottocicli, che i sottocicli, ragazzi,
sono utili per capire più o meno come si sta muovendo il mercato, però sono anche estremamente variabili perché comunque più scendiamo da un punto di vista di analisi ciclica, più scendiamo da un punto di vista di time frame e sapete bene che il rumore di fondo aumenta, io l'ho spiegato sempre nei miei corsi di formazione, ne abbiamo parlato tantissimo ed è una informazione, forse una delle più importanti per chi fa trading, capire questa differenza, capire quale time frame utilizzare. E perciò se scendiamo molto con i sottocicli incontriamo tanto rumore, però qui siamo sempre sul time frame daily e in questo caso è comunque accettabile questo tipo di movimento. Parliamo di 10 giorni, quindi non siamo nel breve termine, siamo sul grafico a 5 minuti. E quello che possiamo vedere è che questa fase rialzista di oggi corrisponde alla partenza di questo ciclo finale. Vedete, questo ultimo sottociclo, guardate il mio video della scorsa settimana, ritroverete questi disegni e in sostanza quello che è successo è che invece di chiudere il 24 marzo ha fatto il minimo il 25 marzo, vedete qui, e da lì, quindi con 11 giorni, sta iniziando l'ultimo sottociclo, questo qui. Ora le ipotesi sono due e sono importantissime, ragazzi, perché nelle fasi finali di un ciclo importante, in questo caso parliamo di un trimestrale, in sostanza che è partito dal 6 febbraio, sono 2 mesi, lo so, ragazzi, però nell'analisi ciclica diciamo assumono nomi differenti. Dal 6 febbraio, vedete, sta facendo questa fase fino a qui. Adesso facciamo una bella cosa, togliamo. Perché è importantissimo vedere queste cose, io vi tolgo tutti i disegni della scorsa settimana, dei sottocicli, perché devo avere il grafico pulito per mostrarvi una cosa importantissima. Questo ciclo ha fatto la sua metà il 4 marzo, vedete? Quindi ora qui abbiamo un nuovo minimo che è abbastanza evidente, poi tra l'altro perché fa dei giorni di ribasso, quindi è un minimo a tutti gli effetti, non è neanche molto difficile da vedere, quindi è abbastanza importante ed è qui, ragazzi. Ora, il problema qual è? È capire se il ciclo, questo tutto intero che noi attendevamo in chiusura verso fine marzo, massimo i primi di aprile, è già stato chiuso in questa giornata, quindi la giornata del 25. Mi sembra un po' cortino, devo dire la verità, però tutto è possibile nei mercati, lo sapete benissimo, lo dico da sempre. Il concetto qual è, ragazzi? È capire se questo minimo, quello del 25 di marzo, è il minimo conclusivo di tutto questo ciclo, quello iniziato il 6 febbraio, oppure questo minimo dà spazio a un ultimo ciclo finale che in teoria, seguendo questo movimento, ragazzi, se questo effettivamente è una metà ciclica, a questo punto dovremmo avere poi questa fase conclusiva verso fine mese di marzo, i primi di aprile, quindi il 4 aprile in questo caso porterebbe e dovrebbe fare appunto questo movimento, questi altri 10 giorni. Come facciamo a capire se da qui è partito un ciclo più grande, quindi o un altro mensile, ad esempio, che può essere di 26 giorni completamente staccato da questo qui, da quello che è iniziato il 6 febbraio, o è l'ultimo movimento piccolino da 10 giorni? Sapete bene che c'erano le barre prima, ve le ho disegnate prima, adesso le ho tolte. Come facciamo a saperlo? Per sapere questa cosa dobbiamo andare a guardare i massimi ciclici che sono di questo ciclo qui, quindi quelli fatti al 20 più o meno, che cos'era? Il 16 marzo, ragazzi, vedete qui che è circa 4.200, io direi 4.200 dollari. Se questa fase rialzista supererà i 4.200 dollari, con tutta probabilità saremo in un ciclo staccato dal precedente e quindi dovremmo poi fare altre valutazioni. Altrimenti questo up è un super fake, ragazzi. È un super fake ed è anche un'occasione super short. Dovrebbe avere questo tipo di atteggiamento. Come sempre vi disegno la famosa curva, esattamente così, vedete? Dovrebbe fare esattamente questo. Quindi se qui siamo in un ciclo appartenente alla precedente
fase, quindi quella iniziata dal 4 marzo, per essere precisi, vedete da qui, a questo punto dovremmo avere questo movimento senza il superamento di 4.200 dollari per Bitcoin, e poi magari vedremo se il minimo lo farà su 3.8, un po' più su o un po' più giù, questo non lo sappiamo chiaramente. Però a questo punto attenzione a questo rialzo, perché io non prenderei nessuna posizione fino almeno al superamento dei 4.200 dollari. Andiamo a vedere Ethereum se ci dà informazioni aggiuntive. Ethereum di solito è più chiaro di Bitcoin in questa fase. Vedete che comunque anche la fase rialzista di Ethereum sembra un po' spenta. È vero che qui abbiamo la rottura della trend line, ma sapete bene, ve l'ho detto già nel video scorso, che le trend line in una fase di trading range non servono praticamente a niente. E, scherzi a parte, tutto è sempre utile, ragazzi, però purtroppo dobbiamo prendere delle decisioni. Per prenderlo dobbiamo anche avere chiare le idee. Usare troppi indicatori è assolutamente fuorviante. In tutti i miei corsi di formazione ho detto questa cosa praticamente in ogni lezione, ho spiegato come fare a pulire i grafici eccetera. Allora andiamo a vedere la fase di Ethereum. Ha questi cicli sottostanti, ragazzi, vedete? Possiamo capire perfettamente l'andamento su Ethereum un po' più disegnato, quindi io direi una prima fase qui, una seconda fase qui, vedete? Sembrano praticamente identici. Dovremmo arrivare più o meno al 4 di aprile, quindi se ancora una volta questa view sarà confermata, questo rialzo non deve superare, per quanto riguarda Ethereum, questo massimo a 148. Non deve superare i 148 e dovrebbe fare questo tipo di andamento se, secondo quello che appunto abbiamo detto su Bitcoin poco fa. Quindi vedete, dovrebbe fare questo rialzo nella parte iniziale e poi subito una fase ribassista, chiusura di questo ciclo. Probabilmente o sul supporto ciclico a 128 lo romperà, questo non lo sappiamo, un po' sopra, un po' sotto, ma quello che dobbiamo tenere in conto è che se questa view ciclica è vera ed Ethereum tende a confermare anche questa view come Bitcoin, questo mercato non deve salire al di sopra di 148 e questo rialzo è un fake. È un rialzo fake che durerà probabilmente tra oggi e domani. Quindi attenzione, perché se non avviene una fase di debolezza fra pochi giorni, allora probabilmente siamo di fronte a un minimo che fa parte di un ciclo completamente differente e dovremmo a quel punto rivedere la nostra analisi. Ci sono diverse opzioni, ragazzi, tra cui è quella famosa delle corna. Lo posso dire le corna su YouTube, no? È un'opzione particolare, ragazzi, che prevede un disegno grafico così, con un doppio massimo, vedete, a spalla e poi una fase ribassista finale, quindi un ciclo completamente staccato che però va a imitare questo in sostanza che avete qui. Vi ho fatto questo disegno, lo cancello subito perché non mi piace fare analisi così lunghe, perché non sono utili in questa fase, quindi dobbiamo prendere decisioni in questo momento anche su Ethereum come su Bitcoin. Se non c'è il superamento di 148, questo rialzo è estremamente pericoloso. Bene, ragazzi, ci siamo detti tutto per quanto riguarda questo video dell'analisi. Io vi ricordo di iscrivervi al canale Trading On se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto commentatemi, i video, scrivetemi nei commenti i vostri punti di vista, le vostre analisi e quali posizioni avete, ad esempio in portafoglio, se siete short, se siete long, perché ci possiamo confrontare. Sono degli strumenti utili per capire di più e imparare tantissime cose, perché ovviamente siamo più dinamici. Abbiamo nei commenti la possibilità di essere interattivi. Non vi dimenticate questa cosa. Grazie a tutti, noi ci rivediamo nel prossimo video il weekend, che dovrebbe essere, penso di sì, sarà quello fortunatamente, nel prossimo video sul weekend, che tratterà il secondo episodio di come fare holding sul mercato, quali strumenti scegliere, come scegliere le tecniche, come scegliere gli strumenti. Ciao a tutti!